L'altro giorno, durante una diretta YouTube, una ragazza che mi segue ed era in chat, se non ricordo male Angela, mi ha fatto proprio una domanda che mi ha fatto riflettere moltissimo in questi giorni. E mi ha detto: Yara, io vorrei viaggiare, ho 23 anni, sto per finire l'università, la specialistica. E vorrei viaggiare, ma ho paura di lasciare la mia famiglia. I miei familiari non sono molto convinti di fatto che io voglio trasferirmi all'estero e non so cosa fare. Questa cosa mi ha ispirato per questo video, che è se solo mi avessero detto queste cose quando avevo 20 anni. Ok, lo voglio intitolare proprio così il video perché io ormai lo sapete, ho quasi 40 anni, ne ho 39 e ho fatto tante tante cose nella mia vita, ma le ho fatte, diciamo, quando ero più adulta, perché anch'io a 20 anni avevo un certo timore. Avevo delle aspettative, avevo un po' paura di esplorare il mondo, nonostante io fossi appena tornata dal Brasile, perché io ho fatto dai 16 ai 19 anni in Brasile, con la mia famiglia però, e quindi sono rientrata e avevo in mente nella mia testa, nei miei progetti di vita, di fare l'università in Italia e poi rientrare immediatamente a vivere in Brasile, perché avevo tutti i miei amici, avevo lasciato la mia casa, insomma, ero molto affezionata. Poi le cose sono andate diversamente. Proprio darvi delle, come se fossero degli input, dei pensieri, no? Che potete fare, ragionare insieme a me, se siete giovani, specialmente se avete sotto i 30 anni, sotto i 25 anni, anche ancora meglio, magari state finendo l'università o magari la state iniziando, ma avete questo desiderio di trasferirvi all'estero, ma non siete sicuri, avete bisogno forse di una motivazione in più oppure qualcosa su cui riflettere. Ecco, vi do delle dritte, delle cose su cui riflettere, delle frasi o delle ipotesi che io avrei voluto sentire quando avevo 20 anni da una persona magari di 40 che ha vissuto un certo tipo di vita, che ha vissuto all'estero e che sa darvi magari il suo punto di vista, ma comunque un consiglio da adulto. Il primo consiglio che vorrei dare: non hai bisogno di sapere adesso cosa farai nella vita o da grande, la tua strada quale sarà, perché a volte la strada avviene da sola. Nonostante tu programmi tutto quello che vuoi, mi laureerò, mi farò questo, troverò un lavoro di questo, le cose possono cambiare e molto spesso cambiano, credetemi, cioè cambiano moltissimo i piani che vi fate di vita. Quindi non aspettatevi di fare un piano e che tutto vada bene e che tutto vada per quel lato lì. Soprattutto non fate delle decisioni adesso pensando che fra 20 anni quella decisione avrà così tanta intensità, così tanto importanza per quello che sarà fra 20 anni. Tutto può succedere. E soprattutto se siete giovani, adesso avete le opportunità e non avere troppe cose in ballo, non avere magari un marito o una moglie, una famiglia, dei figli, un mutuo da pagare, le bollette da pagare o chissà che altro da pagare o dei compromessi molto seri. Più si è giovani e meno compromessi si hanno. E questo è una cosa che avrei voluto proprio dirmi a me stessa a 20 anni, Yara. Qualunque cosa tu voglia fare, adesso che sei giovane, non hai compromessi, sei ancora in forze, tra virgolette, sei ancora, hai uno spirito giovane, quindi hai proprio il pensiero al futuro, non hai più il pensiero al passato, cosa avrei dovuto fare, ma hai solo il pensiero al futuro. Adesso è il momento di decidere di partire per fare un anno sabbatico oppure un anno di studio all'estero, perché non è detto che tu devi abbandonare tutto e fare la vita nomade e non fare assolutamente niente, ma puoi impegnarti anche prendendo un anno sabbatico. Sabbatico non vuol dire non fare niente, cioè vacanza per un anno, no, significa andare a lavorare all'estero, darti un anno di tempo per schiarirti le idee, perché magari non sai se l'università che vuoi fare è proprio quella giusta, non vuoi perdere tempo a fare un anno di università sbagliato, piuttosto fare un anno all'estero lavorando come cameriera, come, non so, commessa nei negozi, per imparare una lingua, per imparare una cultura, per capire il paese che io sempre sogno. È effettivamente quello giusto? Molti di voi mi scrivono: ah, vorrei tanto andare in Norvegia, ma non so se poi mi troverei bene, cosa faccio, cosa mi consigli? Ecco, se siete dei giovani, vi consiglio di fare almeno 6 mesi di esperienza, anche un anno. Secondo me un anno è l'ideale per potersi
trasferire e capire esattamente come funziona un posto e sentirti a casa oppure sentirti che non c'entri niente con quel posto. Quindi quello che mi dico è, finché non si hanno compromessi gravi e cose importanti e serie nella vita, è più facile scegliere di poter andare e cambiare, fare un anno, fare un'esperienza. L'esperienza va benissimo, trovate un bel lavoro, trovate tanti amici, vi trovate bene, trovate un fidanzato o una fidanzata. Bene, allora rimanete lì, anche se non era pianificato, ok? È questo il bello di essere giovani, proprio essere la freschezza, il fatto di pensare al futuro, pensare ai progetti, non pensare al passato. Poi, avere esperienze di vita già da giovane aiuta moltissimo nel mondo del lavoro. Credetemi, cioè nel mondo del lavoro come è concepito oggi, quindi non più il posto fisso, il concorso statale, la cosa, ma molto più dinamico, molto più flessibile. Il fatto che una persona abbia avuto una vita sprintosa, piena di cose, che abbia tante conoscenze, che parli più lingue bene, che abbia la mente aperta, perché ricordatevi che chi viaggia, chi ha fatto tante esperienze in generale, non soltanto che viaggia, ma tante esperienze anche di lavoro, tanti tipi di lavoro diversi, tanti tipi di settori diversi, no? Anche se tu hai studiato in un settore e ne hai provato un altro, ben venga, soprattutto se si è giovani, 25-26 anni, hai già delle esperienze di lavoro, magari all'estero, magari anche di apparentemente banali come appunto essere un cameriere, ma cosa significa? Significa che tu hai avuto contatto con le persone, hai avuto contatto con il tuo responsabile, il tuo manager, anche nei lavori più, tra virgolette, umili, se vogliamo. Non voglio assolutamente dire che fare il cameriere alla commessa sia umile, però nei primi lavoretti che magari si possono trovare più facilmente quando vai a vivere all'estero, ecco, diciamolo così. Hai avuto delle responsabilità, hai avuto dei ruoli, hai avuto delle mansioni che hai dovuto fare, si è vista la tua responsabilità, si è vista la tua flessibilità, quindi sono cose che comunque anche nel curriculum, a seconda di come lo scrivete, ovviamente come vi ponete poi durante il colloquio di lavoro, sono degli aspetti super positivi. Cioè, almeno a me piacerebbe vedere davanti a me, se dovessi assumere una persona dinamica, sveglia, che ha fatto tante cose, perché significa che se io per caso ho un problema, questa persona probabilmente me lo sa risolvere questo problema, perché è flessibile mentalmente. E questo, anche questo avrei voluto dirlo alla Yara, anche se la Yara di 20 anni era già abbastanza dinamica di suo, non mi fermava nessuno nemmeno quando ero giovane, però per dirvi è una cosa in più su cui ragionare. Poi non avere assolutamente paura di staccarti dai tuoi cari, specialmente i genitori. Ok? Questo lo dovrei dire ai genitori più che altro, ma lo dico a voi figli, ok? Non dite, ah, però poi non vedo la mamma per 6 mesi, ah, ma i miei genitori poi mi dicono, ah, ma mi mancherai. Oh, mamma, io rientrerò per le ferie in Italia, sto da te, sto con te, mamma, papà, non vi preoccupate. Io sono anche per mollare, non mollare di lasciare, però distanziarsi, tenersi a distanza anche da eventuali fidanzati, perché comunque sia, ragazzi, quando siete molto giovani, 20, 21, 20, può sembrarvi il lavoro della vostra vita, può sembrarvi la passione, no, se me ne vado adesso io lascerò per sempre questa persona che io amo tantissimo. Se la coppia è matura, l'amore è vero, la relazione è sincera, non credo che 6 anni o un anno, 6 anni no, ma 6 anni, 6 mesi o un anno a distanza può sgretolare completamente la storia d'amore, se di amore vero si tratta. E questa potrebbe essere anche una prova del 9, stare a distanza 6 mesi o un anno, ok? Ma non rinunciate ai vostri sogni per stare insieme a una persona, oppure peggio ancora, insieme a papà e la mamma, perché papà e la mamma, quando voi avete 40 anni, loro saranno in pensione, saranno a casa a far nulla e voi direte: cavolo, però quella volta che volevo partire a 25 anni per andare a fare, che ne so, a Los Angeles un'esperienza, non ci sono andata perché papà e mamma non hanno voluto. È troppo facile dire pentirsi dopo anni quando non hai più tante possibilità di farlo. Fatelo adesso, fatelo con le vostre forze, non chiedete i soldi ai genitori, cioè dite: oh, mamma e papà, vorrei fare sta cosa, vorrei arrangiarmi da sola. Se nel caso di difficoltà posso contare su di voi,
Sì, no, boh, per qualsiasi ragione può essere la risposta, però non deve essere un ricatto, non è che se i genitori possono, che potrebbero darti una mano, ti dicono no, io non faccio niente, è un'iniziativa tua. Va bene, ok, tu non fai niente, è un'iniziativa mia, allora doppiamente mi impegnerò per essere completamente indipendente e farla lo stesso. Non perché tu mi hai detto di no, ma perché io lo voglio veramente e quindi mi impegnerò ad avere un lavoro, ad avere un piano B nel caso quel piano A non funzioni e tutta una serie di cose. Non attaccatevi alle famiglie, specialmente alle mamme. Avete sempre tempo per tornare in famiglia, avrete sempre tempo per tornare in Italia e non è questo la vostra vita, non sono loro la vostra vita, siete voi la vostra vita. Poi, non seguire, ecco, un'altra cosa che vorrei dirvi è non seguire le tue passioni se non è un lavoro standard, cioè mollare un lavoro che potrebbe essere la tua vera passione per un lavoro certo che però non vi convince, non vi piace, non, lo fate solamente per avere uno stipendio fisso, avere una posizione fissa, eccetera, e non stare dietro ai vostri sogni e impegnarvi per quello. Io l'ho fatto per esempio questo errore. Col senno di poi non è stato completamente un errore perché mi ha dato la strada per una carriera che adesso posso spendere anche come freelance, però in realtà io volevo tantissimo, tantissimo organizzare eventi e festival quando avevo 24-25 anni, avevo fatto musica, suonavo in una band, avevo fatto teatro, tutta una serie di cose sempre nell'ambito culturale, quindi la mia idea, cioè il mio lavoro ideale era organizzare festival, soprattutto direzione artistica. Non l'ho fatto perché tutte le volte che mi affacciavo in questo mondo era un mondo molto particolare in cui si lavorava poche settimane o pochi mesi, in cui c'era sempre un contratto, se c'era un contratto, a progetto, dove finito quel progetto finiva tutto, quindi io dovevo ricominciare da capo a cercare eventualmente altri festival con cui collaborare. Non avevo esperienza per essere una direttrice. Ovviamente del festival. Quindi cosa facevo? All'inizio facevo proprio tipo segreteria o cose così. Poi mi è capitato di fare ufficio stampa e cose così. E però a un certo punto ho mollato perché era troppo poco remunerativo. Mi pagavano poco e anche ogni tanto. E quindi ho preferito un lavoro che fosse più, tra virgolette, dipendente, che avevo il contratto. Per certi versi mi è andata bene, per certi versi no, però a volte mi pento di dire no, però se era veramente la tua passione, il tuo lavoro, avresti dovuto veramente cercare dappertutto, cercare il modo, cercare contatti, mandare curriculum, insistere, scrivere alle persone, scrivere ai responsabili delle agenzie che organizzano eventi, fare anche degli stage, piuttosto fare 3 mesi di stage gratuito pur di mettere il piede dentro quella particolare agenzia che ti piace tanto. Insomma, avrei dovuto fare molto di più. E invece mi sono un po' arresa a lo stipendio fisso, questo lo devo ammettere, e se tornassi indietro, probabilmente convincerei me stessa a provarci un po' di più, a cercare di capire come poter magari guadagnare con un lavoro fisso qualunque, non so, la cassiera al supermercato part-time, ma poter svolgere quell'altro lavoro per un periodo, perlomeno per i so, primi 2 o 3 anni in maniera discontinua a livello sia economico che di progetti, ma sempre di più seminando in quel settore che io amavo e che purtroppo ho rinunciato dopo qualche anno. Quello che dico io è parlare, comunicare innanzitutto i propri sentimenti, le proprie emozioni con i propri genitori. Voi avete, per esempio, qualche dubbio, volete scrivermi qui sotto un commento, magari altre persone che sono più esperte di me in determinati settori possono rispondervi. Insomma, si crea una discussione, spero, qui sotto nel mio video. E spero che questo video vi sia anche servito un pochettino per riflettere e non bloccarvi. Non bloccarvi proprio quando siete giovani, quando avete 20 anni, 23, 24, state finendo l'università e non sapete dove sbattere la testa. Ecco, fate tutte queste riflessioni e non fermatevi davanti alla paura, mai. Provateci perlomeno, quello che dico io, almeno provarci. Ricordatevi di fare un piano A, ma anche un piano B e un piano C. E ricordatevi che se per caso tutti questi piani vanno male e rientrate nella
vostra condizione iniziale, non c'è niente di male. Siete giovani e sbagliando si impara, veramente, e non è un modo di dire, è proprio una lezione di vita. Ve lo dice zia Yara, ok? Dai, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo. Bacio, ciao! Ah, non dimenticatevi di iscrivervi, iscrivetevi al canale, vi vedo già, eh? Ok? Iscrivetevi che siamo già tanti. Bacio, ciao!